Abbiamo da poco iniziato a parlare di Duns Scoto, importante esponente della scolastica e anzi forse uno dei filosofi che più mette a repentaglio alcune idee della scolastica, che più le mette in crisi e che sembra avviare un percorso proprio di chiusura di questa importante fase della storia della filosofia. Abbiamo visto l'altra volta proprio il suo pensiero riguardo alla fede e alle sue pretese conoscitive che, secondo Duns Scoto, di fatto non esistono, non sono fondate. Oggi dobbiamo però completare il discorso parlando della sostanza, di nuovo un qualche riferimento aristotelico, e poi dei rapporti tra uomo e Dio, di molti errori che, secondo Giovanni Duns Scoto, la fede commette anche nella concezione dell'anima e del rapporto tra uomo, appunto, e Dio. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 131esima puntata. Sostanza, uomo e Dio per Duns Scoto. Eccoci di nuovo insieme, ben trovati di nuovo a parlare di filosofia e di filosofia scolastica, un argomento che stiamo trattando da tantissime puntate, ma che sta per volgere al termine perché, ve l'ho detto l'altra volta, Duns Scoto insieme a Guglielmo di Ockham, un altro filosofo britannico, sono considerati due che terminano in un certo senso questa fase e ci stiamo davvero avvicinando a questa conclusione. Poi parleremo dell'età rinascimentale e di molte altre novità. Però concludiamo intanto appunto Duns Scoto. Come vi dicevo l'altra volta, solo la filosofia per questo filosofo può arrivare a conclusioni vere, scientifiche, mentre abbiamo detto che la fede non può farlo, la fede non ci dà conoscenza. La fede non ci dà soluzioni certe, solo possibili, probabili, ma non certe. Mentre la filosofia sì. Ma quali sono queste conclusioni certe a cui ci porta la filosofia? Oggi proviamo a vederlo. Perché Duns Scoto cerca di applicare queste sue idee partendo dal concetto di sostanza aristotelica. Ora, ricordate cosa abbiamo detto con la sostanza? L'abbiamo ripresa in mille modi tra filosofi islamici, Tommaso e compagnia bella. La sostanza aristotelica era la prima delle categorie, no? Era quella risposta alla domanda che cos'è, ciò cioè che identificava la, appunto, sostanza prima di una cosa, l'elemento cardine, no? Il suo substrato in un certo senso, da cui deriva anche la parola sostanza. Ora, Duns Scoto nota questo. Nota che in un certo senso la sostanza fa da collante tra le cose individuali e i concetti universali. Attenzione, capiamo bene cosa intende. Prendiamo una cosa individuale, ad esempio un singolo uomo, io, me stesso. Io sono un uomo concreto. Ecco, questo singolo uomo, il signor Ermanno Ferretti che ora sta parlando al microfono, è legato alla sostanza di uomo. Perché effettivamente, secondo Aristotele, in me c'è questa sostanza. La risposta alla domanda che cos'è un uomo, l'umanità, l'essere uomo, la sostanza di uomo è presente in me. Ma allo stesso modo, anche l'universale di uomo, cioè il concetto generale di uomo, è legato alla sostanza di uomo, no? E il concetto generale di uomo non è più in me, esiste solo nella mente. Mi seguite? Noi abbiamo tre uomini in un certo senso. Abbiamo l'uomo concreto, Ermanno Ferretti, fisico, materiale che posso toccare. Abbiamo l'universale di uomo, cioè il concetto, l'idea di uomo che esiste nelle menti di chi pensa a questo universale. E poi abbiamo la sostanza di uomo che fa proprio da collante tra l'universale e il particolare, tra il concetto e l'uomo singolo. Perché è come se fosse quel concetto calato dentro l'uomo singolo, dicevamo quando abbiamo presentato Aristotele, vi ricordate? Ora, si chiede Duns Scoto, com'è possibile che due cose tanto diverse come l'uomo singolo, che è materiale, che puoi toccare, e l'uomo come concetto generale, cioè l'universale, che è astratto, possano essere legate? Come fa la sostanza a legare queste due cose così diverse tra loro? Allora il filosofo risolve la questione sostenendo che la sostanza aristotelica in realtà è la natura comune a tutti gli uomini. La chiama anche sostanza comune, cioè dice non è né universale né individuale. Non è né astratta né concreta, è indifferente ad entrambi questi aspetti. E proprio per questo, proprio perché è indifferente a questi due aspetti, riesce a legarsi sia all'universalità che alla particolarità.
ripeto, per chiarire meglio il concetto. Esistono gli uomini concreti, esiste il concetto universale di uomo e poi esiste questa sostanza che non è né l'una né l'altra. È dentro alle cose concrete, ma non è una cosa concreta e materiale, capite? E non è però neppure una cosa completamente astratta e solo pensata. Dunque, proprio perché non è né l'una né l'altra, non è né astratta né concreta, né individuale né universale, la sostanza riesce ad essere il collante che unisce l'una alle altre cose. E quindi si può parlare proprio di sostanza comune. Sulla scorta di quest'idea, Duns Scott arriva anche ad individuare però due forme di conoscenza, che lui chiama conoscenza intuitiva e conoscenza astrattiva. La conoscenza intuitiva studia gli oggetti reali, concreti, come il singolo uomo, come Ermanno Ferretti. La conoscenza astrattiva invece astrae, andando oltre gli oggetti reali, quindi studia ad esempio gli universali, come l'universale di uomo. Ok? Ora, la conoscenza intuitiva, la prima di queste due forme di conoscenza, lavora per cogliere questa sostanza comune, perché analizza il singolo uomo ma non si ferma al singolo uomo. Parte dal singolo uomo, usa i sensi per conoscere la cosa individuale, ma poi cerca con l'intuizione, per questo si chiama conoscenza intuitiva, di andare oltre l'apparenza, di superare l'individualità ed arrivare a questa sostanza comune. Quindi facciamo il caso concreto. Nella conoscenza intuitiva io parto dallo studio dell'uomo singolo, in questo caso di Ermanno Ferretti, uso i sensi ovviamente per conoscere l'uomo singolo, ma dopo non mi accontento di questo, faccio un salto in un certo senso usando l'intuizione e con questa intuizione riesco a superare quello che i sensi mi dicono e riesco ad arrivare alla sostanza comune, che appunto va al di là dell'individuo. E però attenzione, pur andando alla sostanza comune, pur usando l'intuito, io non astraggo, cioè non arrivo alla conoscenza astrattiva, che è un'altra cosa, che è quella che si occupa degli universali. Quindi rimango legato all'oggetto, al concreto, però con l'intuito supero i limiti di questa individualità, pur senza astrarre. Capito? Un meccanismo un po' particolare, ma qui Duns Scott sta insistendo sul fatto che questa sostanza comune è a metà strada tra l'universale e il particolare. Come detto, proprio per questo motivo, la sostanza comune fa da fondamento sia all'individuo che all'universale, sia all'uomo concreto, Ermanno Ferretti, sia all'idea generale di uomo, sia all'universale di uomo. Da un lato, infatti, dice Duns Scott, avviene un processo di individualizzazione, cioè la sostanza comune che io posso intuire si delimita e si concretizza in una cosa singola. Cioè, ad esempio, la sostanza comune di uomo si concretizza in me, uomo singolo, concreto, toccabile, eccetera. Questo processo di individualizzazione viene detto in latino eccitas, da ec, che è la parola latina per dire questo. Quindi si concretizza, si cristallizza, mi verrebbe da dire usando un brutto termine in italiano. Però d'altra parte avviene anche un altro processo, oltre all'individualizzazione, per cui la sostanza comune si concretizza, avviene anche un processo di universalizzazione che porta dalla sostanza comune all'universale. In questo caso avviene quello che Duns Scott paragona in un certo senso a una nascita, perché avviene tramite il concorso di intelletto e specie quello che è il parto in un certo senso dell'universale, perché intelletto e specie, dice Duns Scott, sono in un certo senso il padre e la madre dell'universale. Tramite l'uso dell'intelletto dalla sostanza comune e tramite l'uso della specie dalla sostanza comune ricavo l'universale, cioè l'idea generale di uomo. Tutto questo ovviamente serve a Duns Scott per un po' risolvere alcune questioni, risolvere il problema della sostanza aristotelica che è stata interpretata in molti modi dai filosofi, però in modi non sempre del tutto coerenti nel Medioevo. Risolvere anche il problema degli universali, che abbiamo visto aveva portato una grande disputa e che Duns Scott interpreta in chiave tutto sommato nominalista, perché l'universale si ricava dalla sostanza, ma alla fine è un concetto solamente pensato. E c'è un legame con la sostanza, ma non coincide con la sostanza. E però da qui in poi Duns Scott poi tocca altri temi, perché vi ho detto parla di sostanza, ma parla anche di uomo e di Dio. Ecco, qui arriviamo ad alcuni punti chiave anche di contrasto col pensiero di altri filosofi della sua epoca.
Ad esempio, Dun Scotto rifiuta varie dottrine tomiste di San Tommaso, che invece erano all'epoca dominanti. Ad esempio, respinge la dottrina dell'analogia. Vi ricordate che quando abbiamo parlato di San Tommaso abbiamo detto che per Tommaso tra uomo e Dio c'è davvero un rapporto di analogia, di somiglianza. Il mondo anche somiglia a Dio. Somiglia a Dio nel senso che partecipa di alcune caratteristiche di Dio pur restandone differente. Quindi Dio è il bene assoluto, nel mondo c'è del bene, ma il mondo non è il bene assoluto. Dio è onniscienza, nell'uomo c'è un po' di sapienza, ma ovviamente ce n'è solo in parte. Somiglia senza essere uguale. Ecco, per Dun Scotto questa dottrina però è scorretta, è sbagliata. Perché in realtà Dun Scotto sottolinea come l'essere di Dio e l'essere delle creature sia in realtà il medesimo, non c'è un rapporto veramente di somiglianza, quanto piuttosto di identità. Nel suo carattere fondamentale, l'essere di Dio e l'essere del mondo sono uguali. Ciò che si differenzia tra Dio e il mondo è piuttosto l'innesto su questo essere dei rispettivi caratteri. Ad esempio, il Dio ha un essere che è simile a quello del mondo, solo che Dio ha anche il carattere dell'infinità che il mondo non ha. Per questo Dio trascende le creature, perché ha alcune caratteristiche che, pur partendo da una base comune, lo rendono superiore, ad esempio infinito, perfetto, eccetera, caratteristiche che poi il mondo non ha. Ma di per sé l'essenza più profonda di Dio e del mondo è la stessa. Quindi non c'è tanto un carattere di somiglianza, di analogia, ma piuttosto di identità. L'essere è lo stesso. Diverse sono però le caratteristiche. D'altronde, Dun Scotto ricorda anche, come in parte abbiamo già detto, che le caratteristiche di Dio, l'infinità, l'onniscienza, eccetera, sono indimostrabili. Abbiamo detto l'altra volta, se vi ricordate. Ma allo stesso modo anche l'immortalità dell'anima è indimostrabile, quindi ricade anch'essa nell'ambito della fede. Quindi tutti quelli che hanno provato a dimostrare ad esempio l'eternità della vita dell'anima hanno in un certo senso sbagliato, non perché non sia vero che l'anima sia immortale, ma perché non è dimostrabile questa immortalità dell'anima, non compete alla filosofia, ma casomai compete alla fede. Pertanto, Dun Scotto si prodiga anche a dimostrare che non si può dimostrare l'immortalità dell'anima, non si può dimostrare l'indistruttibilità dell'anima. D'altronde, ragiona così Dun Scotto, dice, se l'anima davvero fosse indistruttibile come stanno provando a dimostrarci, allora neppure Dio avrebbe potuto crearla o distruggerla. In fondo anche Dio si sarebbe visto limitato da questa indistruttibilità dell'anima, cosa che invece a rigor di logica non può essere dimostrata. E però, dice Dun Scotto, ci sono molti errori sull'anima, ce ne sono anche altri. Ad esempio, si dice che l'anima è immortale, spesso, perché aspira naturalmente alla beatitudine eterna. Ecco, per Dun Scotto questo non è un argomento valido, perché uno, non si può dimostrare che l'anima aspiri davvero alla beatitudine eterna. Due, perché se anche l'anima aspirasse alla beatitudine, potrebbe essere anche la beatitudine terrestre, umana, terrena. Non per forza deve essere l'al-di-là, questa beatitudine a cui l'anima aspira. Cioè, questo non significa dunque che l'anima sia immortale. C'è infine un ultimo errore, che secondo Dun Scotto da rimarcare, poi abbiamo concluso, che è quello che riguarda la volontà. Cioè, si dice spesso che Dio abbia creato il mondo grazie al suo intelletto, abbia scelto di creare il migliore dei mondi e poi abbia applicato questa volontà al suo intelletto e abbia creato l'universo, il mondo, le cose, gli uomini. Ecco, secondo Dun Scotto questa spiegazione non è soddisfacente. Perché in realtà, secondo Dun Scotto, la volontà ha la preminenza sull'intelletto. È infatti la volontà a scegliere, non tanto l'intelletto. La volontà a dirigere, non tanto l'intelletto. È la volontà che decide cosa fare. L'intelletto, casomai, arriva poi, a posteriori, a mostrare come sia buona la scelta già intrapresa dalla volontà. Questo riguarda sia l'uomo che Dio, ovviamente. D'altronde, guardate bene, dice questo Dun Scotto, se Dio avesse scelto come creare il mondo tramite l'intelletto, allora avrebbe ragionato e ragionando si sarebbe appellato a dei principi, a dei concetti, a delle idee, ad esempio al concetto di bene, di giustizia. Ma se fosse vero questo, se avesse
ragionato prima di creare il mondo e si fosse appellato ai concetti di giustizia, di bene, eccetera, allora questo vorrebbe dire che i concetti di giustizia e di bene sono più importanti di Dio, perché finiscono per limitarlo. Se io per ragionare seguo dei concetti, questi concetti mi limitano, no? Mi pongono dei paletti. E se Dio avesse fatto così, effettivamente sarebbe risultato limitato da questi concetti. Ma questo è impossibile, ovviamente. Dio è superiore a qualsiasi concetto, è superiore a qualsiasi precetto, anzi, è Lui che fonda i concetti, è Lui che fonda i precetti. Dunque, dice Newton Scott, Dio deve prima aver scelto di creare il mondo. Poi, dopo aver scelto, con la volontà, deve aver usato l'intelletto per dire «Ok, ho creato il mondo in un certo modo, dunque ritengo che il modo in cui l'ho creato sia quello giusto e buono». Cioè, i concetti di bene e di giusto vengono a posteriori, dopo la volontà, non prima. Non precedono la volontà, perché sennò la limiterebbero, e piuttosto vengono dopo, la posticipano, vengono come conseguenze della volontà. Dunque Dio decide tramite la volontà e poi, tramite l'intelletto, dice «è giusto ed è buono ciò che io ho deciso». Capite? Se questo è vero per Dio, deve essere vero anche per l'uomo. Dunque, l'uomo prima sceglie, prima vuole e poi concettualizza. Ma anche dal punto di vista morale, questo cosa implica? Che l'uomo deve scegliere di agire bene, certo. Ma che cos'è il bene? Il bene non è un concetto universale, eterno, indistruttibile, sempre valido. Il bene è ciò che Dio vuole. Visto che Dio ha prima voluto e poi ha detto questo è bene, ha prima scelto e poi ha detto questo è giusto, allora anche per noi il bene e il giusto sono ciò che Dio vuole. Noi capiamo se agiamo bene solo quando seguiamo la volontà divina. Non ci sono altri criteri, non ci sono altri margini di valutazione. Non c'è una regola che ci dica questo è bene e questo è male. Non abbiamo un algoritmo, una formuletta che ci dica questo è bene e questo è male. Ciò che è bene è ciò che Dio decide che sia bene. Ciò che è male è ciò che Dio decide che sia male. Pertanto, il bene, l'azione morale, è quella che segue la volontà divina. Il che vuol dire anche, attenzione, che ciò che è bene oggi potrebbe essere male domani. Dio può anche cambiare idea. Dio può anche far muovere la sua volontà in direzioni diverse a seconda dei momenti storici, a seconda delle situazioni. Quindi le azioni buone non sono eterne. Ciò che è buono è solo seguire Dio. Pertanto, dice Newton Scott, l'unica azione sempre buona è l'amore di Dio e l'unica azione sempre cattiva è l'odio di Dio. Tutte le altre azioni buone o cattive cambiano a seconda delle circostanze, cioè cambiano a seconda della volontà divina. Capite? Quindi, se noi vogliamo essere nel giusto, l'unica cosa sicura, sempre e comunque, è amare Dio e seguire Dio. Se facciamo quello, siamo sempre nel bene. Se invece facciamo il contrario, siamo sempre nel male. Per il resto le cose cambiano. Dice anche, e qui conclude Newton Scott, quando noi amiamo Dio non siamo solo sempre nel bene, ma anche Dio ci risponde. Perché quando noi amiamo Dio riceviamo in cambio da Dio la grazia. Dio risponde a chi lo ama con la grazia. Dio ama colui che lo ama. Quindi l'amore per Dio non è solo un atto morale sempre giusto, ma è anche il modo per ottenere da Dio un amore uguale e contrario, potremmo dire, che ci salva ovviamente. Ecco, con questi ultimi discorsi abbiamo concluso il discorso su Giovanni Newton Scott e visto questo filosofo importante che, come vedete, corregge il tiro, ma soprattutto è importante perché sembra ridimensionare di molto la teologia. La ridimensiona perché non ne fa una scienza e vedremo nelle prossime puntate come questo avrà una sua eco nella filosofia tardo medievale e poi in quella soprattutto rinascimentale. Però per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast potete ascoltarlo su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible, YouTube. E però su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello dedicato alla storia e chiamato Con molta fantasia dentro alla storia. In più, vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, ma anche quando escono i video su YouTube, potete seguirmi sui social network Facebook, Twitter oppure Instagram, dove sono presente col nickname di Scrip, oppure abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'indirizzo ermannoferretti.it. Questa newsletter fa davvero il punto su tutto quello che pubblico durante la settimana, ma ricapitola anche libri, film, riflessioni varie che sono sorte dall'attualità o dalle mie letture settimanali.
Infine vi ricordo anche che se volete video spiegazioni sulla filosofia di epoche anche diverse a quelle che stiamo trattando qui nel podcast, potete cercarmi sempre su YouTube, dove sono presenti diverse centinaia di video su ogni epoca, e basta cercarmi anche lì come Ermanno Ferretti oppure come Scrip. Ho detto tutto, ci sentiamo presto per concludere tra poco questa visione della filosofia medievale e poi per tante altre lezioni di ogni epoca. Ciao, alla prossima!